Ignition sequence start. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Le persone che sostengono la teoria della Terra piatta sono senz'altro persone che hanno aperto le loro menti, questo bisogna ammetterlo. Anche perché ci vuole poco a credere a tutto ciò che c'è scritto nei libri, e ci vuole ancora meno a dare per vera ogni cosa che racconta la televisione. Ma non dovremmo fidarci di ogni informazione divulgata dai mass media. Ed infatti alcune persone hanno deciso di non credere a nessuna delle versioni ufficiali. Alcuni di loro sono arrivati a mettere in dubbio persino la forma del nostro pianeta, sostenendo che la Terra sia piatta, anziché sferica. I terrapiattisti, così li chiamerò d'ora in poi, sono quindi persone che hanno aperto la loro mente. L'hanno aperta a tal punto che il cervello gli è uscito da fuori e gli è cascato per terra, gli si è proprio sfracellato per terra, perché sennò non si spiega come possono essere così deficienti da credere a una teoria così idiota e senza senso. Poracci! Alcuni di voi si staranno chiedendo perché nel 2017 sia necessario fare un video per dimostrare che la Terra non è piatta. Beh, purtroppo che ci crediate o meno, ad oggi migliaia e migliaia di persone, anche qui in Italia, sostengono questa assurda teoria della Terra piatta. E non è soltanto un problema italiano, I terrapiattisti stanno diventando ogni giorno di più. Ci sono associazioni, pagine e gruppi Facebook con migliaia di iscritti, documentari su YouTube pieni di commenti positivi, vengono scritti libri, organizzati convegni, ne hanno parlato anche TV, giornali, radio, persino personaggi famosi dello spettacolo e dello sport si sono pubblicamente schierati a favore di questa teoria, contribuendo al diffondersi del fenomeno. Vi dico soltanto che queste persone sono fermamente convinte che il nostro pianeta sia piatto e che lo siano allo stesso modo anche tutti gli altri pianeti. Inoltre credono che la Terra stia ferma, anziché roteare su se stessa, oltre ad essere il centro dell'universo. Il Sole e la Luna avrebbero un raggio di pochi chilometri e sarebbero posizionati all'interno di una fantomatica cupola che racchiude il nostro pianeta, ai bordi del quale ci sarebbe tutta una cintura di ghiacci interamente controllata dai militari per non farci sapere cosa c'è oltre i confini del mondo. Questo a grandi linee è il loro modello, ed un punto fondamentale che ci tengo a sottolineare è che i sostenitori di questa teoria, oltre ad essere in tanti come vi dicevo poco fa, sono anche piuttosto convinti di ciò che dicono, al punto da insultare chiunque si permetta di fargli notare le molte incongruenze della loro teoria e a non farsi problemi a calpestare secoli di studi. Persone con la quinta elementare che si permettono di contraddire le affermazioni di alcune delle menti più geniali della storia. Ed è proprio per questo che ho deciso di fare questo video, in cui vi porterò delle prove certe e verificabili da tutti, o meglio, da tutti quelli sani di mente. Vi parlerò delle costellazioni, del Sole, della Luna, della curvatura terrestre, dei satelliti, del giroscopio, dei razzi che vanno a sbattere contro la cupola, dei fotomontaggi della NASA, del Trattato Antartico e del perché da 20 miglia è possibile vedere la Corsica. Prima prova, partiamo dalle costellazioni. Per fare questa prima prova vi basterà uscire di casa stanotte ed osservare il cielo. Noterete che col tempo il cielo stellato sopra di voi ruoterà. Questo è dovuto al fatto che il nostro pianeta, come tutti sapete, ruota su se stesso, quindi anche il cielo stellato sopra di noi sembrerà roteare. La nostra galassia è in continuo movimento, ma tutte le stelle e i pianeti che lo compongono, compresa la Terra, si muovono in maniera uniforme intorno al centro della galassia. Quindi dal nostro punto di vista le altre stelle si trovano sempre più o meno verso la stessa direzione. Però visto che il nostro pianeta gira su se stesso e noi ci troviamo sopra di esso, le stelle sembreranno roteare sopra di noi. E qui viene il primo punto. Il nostro pianeta, come potete vedere, ha una parte inferiore ed una superiore, divise dall'equatore, i cosiddetti emisfero australe ed emisfero boreale, ovvero emisfero sud ed emisfero nord. Se vi posizionate in questo punto del pianeta, come logico che sia, vedrete le costellazioni sopra di voi roteare in senso antiorario. Se invece andate nell'emisfero sud, in paesi come Australia, Sud America o Sud Africa, il cielo sopra di voi ruoterà in senso orario, proprio perché si è nel lato opposto. Ecco, già questo dimostra, oltre ogni ragionevole dubbio, che il nostro pianeta ha una parte superiore ed una inferiore, due lati opposti tra loro, quindi è impossibile che sia piatto. E in merito a questo i terrapiattisti hanno provato ad inventarsi che anche nel loro modello le costellazioni possono girare al contrario, a seconda dei punti di vista, ma questo non ha senso visto che un orologio, da qualsiasi lato lo vedi, girerà sempre in senso orario, a meno che tu non ti metta sotto sopra, a quel punto allora lo vedrai girare in senso antiorario, e per stare sotto sopra sul nostro pianeta ti devi trovare nell'emisfero opposto. Quindi vi ripeto, il nostro pianeta ha senza ombra di dubbio una parte superiore ed una inferiore opposte tra loro, senza contare che nel vostro modello i paesi a sud dell'equatore dovrebbero vedere le stelle passare davanti a loro, e invece non è assolutamente così, visto che, come vi dicevo anche prima, i paesi molto a sud dell'emisfero australe vedono le stelle roteare sopra la loro testa. Insomma, forse fareste meglio a togliere gli occhi dal computer e ad alzarli al cielo ogni tanto, visto che le prove sono proprio davanti a voi. Poi andiamo avanti. Nell'emisfero nord della Terra sono visibili
alcune costellazioni. Nell'emisfero sud invece si vedono altre costellazioni che soltanto lì possono essere viste. Chi sta più vicino all'equatore può vedere più o meno entrambi i lati, ma chi sta molto a nord o molto a sud può vedere soltanto alcune costellazioni. Chi sta qui guarda verso questo lato dell'universo, chi sta qui guarda verso quest'altro lato. Infatti nell'emisfero sud si può vedere ad esempio la costellazione della Croce del Sud, costellazione che non è visibile nell'emisfero nord, ovviamente, perché se ti trovi nel lato opposto, come fai a vedere le costellazioni che stanno da quest'altra parte? È impossibile. Secondo il loro modello, invece, essendo notte nello stesso momento sia in Sud che in Nord America, da entrambi i punti dovrebbe essere possibile vedere ad esempio la Croce del Sud, ma questo purtroppo per loro non è assolutamente vero. La Croce del Sud, come da nome, può essere vista soltanto da chi sta a sud. Quelli che si trovano in Nord America non possono vederla, è un dato di fatto. Ultima prova, per chi non lo sapesse, in Sud America e in Sud Africa può essere notte nello stesso momento, ed entrambi i punti, se si guarda verso sud, si può vedere appunto la Croce del Sud. Facciamo la prova con il loro modello. Allora, questo è il sud del Sud America, mentre questo è il sud del Sud Africa. Ecco, com'è possibile che chi sta in Sud America e guarda in questa direzione vede nello stesso esatto momento le stesse identiche stelle rispetto a chi sta in Sud Africa e guarda in questa direzione? Come fa ad esempio la Croce del Sud a stare in due posti diversi nello stesso esatto momento? Non mi sapete rispondere? Lo immaginavo. E non potete nemmeno inventarvi che la vedono entrambi, perché in quel momento si trova qui nel mezzo, visto che la Croce del Sud si trova appunto verso sud, e il sud del Sud Africa è questo, non quest'altro. Così come il sud del Sud America è questo, non quest'altro. Tutti i fenomeni astronomici che vi ho appena elencato, il nostro modello è in grado di spiegarli alla perfezione, il loro modello invece assolutamente no. Quindi, come vedete, questa mappa è carta straccia, appunto. I terrapiattisti preferiscono fidarsi di quattro sconosciuti su Facebook anziché di geni che nascono una volta ogni 100 anni. Il sole. Uno dei cavalli di battaglia dei terrapiattisti è: credi a ciò che vedi, non ti fidare dei libri, credi a ciò che vedi. E visto che il sole e la luna, almeno ad occhio, sembrano grandi uguali, secondo loro sono appunto grandi uguali. Questi invece sono i dati ufficiali dei nostri scienziati stipendiati dalla massoneria. La luna ha un raggio di 1737 km ed è distante dalla Terra 384.000 km, mentre il sole ha un raggio di 695.000 km ed è distante da noi, fortunatamente aggiungerei, perché sennò ci cuocevamo le chiappe, 49 milioni di chilometri. Secondo loro invece il Sole e la Luna avrebbero le stesse dimensioni, avrebbero un raggio di pochi chilometri e si troverebbero a 3.000 miglia di altezza. Questo è il loro modello, vedete dove stanno il Sole e la Luna? E la prima cosa che io mi sono chiesto vedendo questo modello è stata: se il Sole e la Luna stanno a questa altezza, quindi all'interno della nostra atmosfera, chi li muove? Come fanno a muoversi e perché non cascano? Non dove stanno attaccati? Così, c'è un Sole nella nostra atmosfera che gira, non si sa chi lo tiene sospeso, non si sa per quale strana forza fisica gira sopra di noi. Nel mio mondo un oggetto così precipiterebbe al suolo, nel loro mondo delle fiabe evidentemente no. Ad ogni modo, il Sole sorge tutti i giorni e tramonta tutti i giorni, lo vedete anche voi questo, no? È chiaro, basterebbe questo per dimostrare che la Terra non è piatta, perché indova il sole, indova, se schianta sulla terra piatta. Il sole sta fuori dalla nostra atmosfera e al tramonto va a finire dietro l'orizzonte, illumina l'altra faccia del pianeta e noi restiamo al buio. Invece, secondo il loro modello, trovandosi a 3.000 miglia di altezza, non dovrebbe mai sparire dietro l'orizzonte, dovremmo vederlo alto in cielo anche di notte, anche semplicemente osservando la mappa. Se sto qui, mi basterebbe guardare in questa direzione per vederlo, magari con un binocolo o addirittura con un telescopio, ma dovrei vederlo anche di notte. Però loro dicono che in realtà è tutto dovuto alla prospettiva. Secondo loro, siccome il sole si allontana da noi, per effetto della prospettiva diventa talmente piccolo da essere impossibile da vedere, come in questa dimostrazione. Cioè, ma voi avete mai visto un sole così piccolo? Io no, sinceramente. È un dato di fatto che quando tramonta tutto è tranne che troppo piccolo per essere visto. E anche se fosse, con la prospettiva, gli oggetti man mano che si allontanano si rimpiccioliscono, magari diventano piccoli quanto la punta di uno spillo, ok? Ma non spariscono mai a metà. Guardate invece loro che video che fanno per dimostrare che hanno ragione. Mettono una moneta su un tavolo e la allontanano per far vedere che sparisce a metà. Ma il tavolo sta più in alto rispetto al punto di vista, è ovvio che sparisce a metà. Ma metti sta telecamera in linea col tavolo e vedi che poi andare lontano pure 10 metri, ma non la vedrai mai sparire a metà quella moneta. Il problema è che la gente prende queste prove per vere. Secondo loro questi ragionamenti sono validi. Oppure guardate che prove portano per dimostrare che il sole sarebbe vicinissimo a noi. Secondo loro, visto che i raggi del sole non vanno in direzioni parallele tra loro, non è possibile che stia lontano. Quindi secondo loro il sole starebbe a questa altezza. Cioè, ma vi rendete conto? Lo so che sembra ridicolo, ma loro ci credono veramente.
niente e se li contraddici ti si mangiano vivo. Cioè, seguendo questo ragionamento, basterebbe fare qualche chilometro per vedere il sole in punti differenti, no? Poracci, questi non hanno capito proprio niente. Considerate che alcuni cercano anche di dimostrare che le nuvole ogni tanto passano dietro alla luna. Il top è stato questo che è arrivato addirittura a sostenere di aver visto gli uccelli passare dietro al sole. E ripeto, non stiamo a parlare di persone scappate dal manicomio, stiamo a parlare di gente che esiste veramente. Andate nel loro gruppo Facebook e visitate i loro profili, vedrete che è gente che spesso c'ha pure una famiglia, gente che lavora. Non stiamo a parlare di persone che scrivono dall'internet point di qualche manicomio, eh? Comunque non finisce qui, perché adesso arriva il colpo di scena, la prova madre che secondo loro non lascia dubbi. Un elemento ricorrente dei loro documentari sono questi video che dimostrano che al tramonto il sole si allontana e all'alba si avvicina. Vedete, sembra che in effetti il sole, man mano che sorge, si avvicina a noi. Per loro questa prova smonterebbe secoli di scienza, che poi mi fa ridere che per loro non è minimamente strano che nessuno si sia mai accorto di sta cosa. Cioè, su sto pianeta hanno vissuto miliardi di persone, ci stanno studiosi che passano la vita a osservare il cielo, però nessuno che si è mai accorto che il sole al tramonto diventa più piccolo. Ci voleva uno su YouTube a fare sta scoperta, ammazza, oh. Ma che ci andiamo a fare a scuola? Basta venire su YouTube e ci troviamo pure chi ci spiega il senso della vita. Annaggia, oh. Comunque adesso ve lo spiego io perché si verifica questo fenomeno. Questi video si chiamano timelapse, consistono nel posizionare una macchina fotografica su un treppiedi in modo che resti immobile ed impostarla in modo che faccia scatti ad intervalli di tempo regolari, non so, ad esempio uno scatto ogni 10 secondi. Dopodiché tutte queste foto vengono montate in successione per avere l'effetto di un video. Un altro parametro importante è che l'esposizione della macchina fotografica deve essere sempre la stessa, dal primo all'ultimo scatto, altrimenti le foto verrebbero tutte una diversa dall'altra e il risultato finale sarebbe compromesso, come in questo esempio. E per chi non lo sapesse, gli elementi che determinano l'esposizione di una foto sono la sensibilità della pellicola o del sensore digitale, la velocità di chiusura dell'otturatore che fa sì che entri più o meno luce a seconda di quanto tempo resta aperto ed infine l'apertura del diaframma, ed è proprio quest'ultimo elemento il maggiore responsabile dell'effetto che abbiamo visto prima. Il diaframma si trova dentro all'obiettivo della macchina fotografica e funziona un po' come la palpebra umana: più è aperto e più luce entra, più è chiuso e meno luce entra. Quindi di notte o con poca luce saremmo costretti ad aprire tutto il diaframma, invece col sole alto in cielo dovremmo chiuderlo il più possibile. Il problema è che proprio perché il diaframma funziona come l'occhio umano, se resta tutto aperto quando c'è troppa luce, vedremo un alone intorno alle cose. Avete mai notato infatti che quando c'è troppa luce tendiamo a socchiudere gli occhi? Ecco, col diaframma è la stessa cosa, fate questa prova, osservate una lampadina accesa. Se la guardate con gli occhi socchiusi la vedrete più definita, potrete vedere addirittura i filamenti al suo interno. Se invece la osservate con gli occhi spalancati la vedrete più luminosa con l'alone intorno, e quindi vi sembrerà più grande. A questo punto torniamo al video di prima. Come vedete, nel momento in cui il sole deve ancora sorgere, la luce è quasi assente, quindi il fotografo è stato costretto ad aprire tutto il diaframma. Poi però il sole si alza in cielo, la luce aumenta, ed ovviamente non potendo lui cambiare l'esposizione per i motivi che vi dicevo prima, il sole avrà una luna intorno e sembrerà più grande, appunto. E io adesso, per farvi capire questo concetto, ho usato la palpebra perché è più pratica e perché in effetti a volte la usiamo proprio come un diaframma. Ma a livello fisiologico, anche se non ce ne accorgiamo, a svolgere questa funzione di controllo della luce è principalmente la pupilla. Infatti, se ci fate caso, le nostre pupille cambiano dimensione a seconda di quanta luce c'è. Se avete un gatto in casa avrete sicuramente notato che di giorno ha gli occhi a taglio, mentre di notte ha le pupille belle grandi. Il principio è lo stesso. E per concludere, al di là di tutte queste spiegazioni tecniche sulla fotografia, quando il sole tramonta la luce deve percorrere una porzione di atmosfera più ampia rispetto a quando è alto in cielo, quindi gran parte della luce non arriva a destinazione, ci arrivano soltanto le onde tendenti al rosso, visto che sono quelle con la lunghezza d'onda maggiore, motivo per il quale al tramonto il sole sembra diventare rosso. Lo so che sembra assurdo dover dimostrare che il sole non cambia dimensioni nel corso della giornata, ma loro a quanto pare ne avevano bisogno. La luna. Un modello scientifico, per essere considerato attendibile, deve essere in grado di spiegare tutte le variabili. Col nostro modello, ad esempio, possiamo prevedere tutte le eclissi solari e lunari e tutti gli allineamenti dei pianeti, mentre col loro modello non è assolutamente possibile spiegare questi fenomeni astronomici, né tantomeno prevederli. Anche semplicemente la prossima eclissi lunare, col loro modello, non può essere predetta. Col nostro, invece, possiamo predire anche in quale secondo esatto avverrà. Questa è la differenza tra il nostro modello ed il loro. Però tutto si può dire dei terapeutici
artisti, tranne che siano poveri di immaginazione. Infatti hanno avuto il coraggio di dire che le eclissi lunari non avvengono perché il nostro pianeta si viene a trovare davanti al Sole, ma semplicemente perché si spenge, sì, come una lampadina. Secondo loro la Luna sarebbe autoilluminata e le eclissi avverrebbero perché si spenge. E qua i casi sono due: o quelli da Luna non hanno pagato la bolletta e quindi gli hanno staccato la luce, e ci può pure sta, è possibile come cosa, anche perché pure su la Luna stanno un casinatissimi, pure là c'è sta la crisi, il macello. Oppure c'avete un'immaginazione da fa invidia, io veramente vi farei scrivere film di fantascienza per quante idee c'avete. Comunque, prendiamo una foto della Luna, e non dite che è falsa, comprate un telescopio e verificate voi stessi. Anche solo osservando le ombre si capisce che la fonte di luce è esterna. Guardate queste ombre dentro e fuori dai crateri. Se la luce venisse dall'interno, queste ombre sarebbero impossibili, e fin qui ci siamo. Poi, un'altra cosa che il loro modello non è in grado di spiegare è perché chi sta in un emisfero vede la Luna capovolta rispetto a chi sta nell'altro, né tantomeno per quale motivo l'ombra parte da due lati opposti. Nel nostro modello invece è ovvio che sia così, visto che chi sta qui osserva la Luna al contrario rispetto a chi sta qui. Altra prova veloce: per chi non lo sapesse, noi vediamo sempre soltanto una faccia della Luna, invece secondo il loro modello dovremmo vedere tutte le facce. Vedete, chi sta qui dovrebbe vedere un altro lato rispetto a chi sta qui, ma questo è assurdo, visto che è impossibile da Terra vedere l'altra faccia della Luna, la famosa Dark Side of the Moon. E questo è un dato di fatto, da Terra, da qualsiasi punto la si osserva, si vede sempre soltanto la stessa faccia della Luna, visto che è distante 384.000 km. A questo punto hanno provato ad inventarsi che anche la Luna sarebbe piatta, in questo modo anche nel loro modello vedremo sempre la stessa faccia, ma anche questo può essere facilmente smentito. Inizialmente l'avevano posizionata così la Luna, ma questo è assurdo visto che chi si trova sull'equatore in quel momento non potrebbe vederla piena come invece la vedono tutti gli altri. Allora poi l'hanno posizionata così. Ma anche così non ha senso, perché chi sta in Sud America dovrebbe vederla capovolta rispetto a chi sta in Sud Africa, invece nel mondo reale, trovandosi nello stesso emisfero, Sud America e Sud Africa vedono la Luna nello stesso verso. Come vedete, il nostro modello regge a tutto, il loro invece fa acqua da tutte le parti, ma andiamo avanti. Partendo dal presupposto che la Luna sia davvero piatta e che si trovi effettivamente a 3.000 miglia di altezza, prendiamo due punti distanti 3.000 miglia tra loro e al tempo stesso equidistanti dalla Luna, come questo punto in Nord America e quest'altro nel sud dell'Argentina. Come potete notare, chi si trova in questo punto la vede inclinata di 90 gradi rispetto a chi sta qui, quindi nel momento in cui quelli che stanno qui la vedono piena, cioè perfettamente tonda, quelli che stanno qui dovrebbero vederla di taglio, dovrebbero vedere una lastra piatta al posto della Luna, eppure credo che in Argentina se ne sarebbero accorti se ciò fosse avvenuto. Quindi questo dimostra anche in maniera matematica che la Luna non può essere piatta. E poi, detto tra noi, non c'è bisogno di essere scienziati per capire che se la Luna fosse davvero piatta, allontanandosi diventerebbe ellittica. Voi avete mai visto la Luna così? Io no, sinceramente. Quando sparisce dietro l'orizzonte, io la vedo così, poi non so voi. Però conoscendovi a questo punto farete dietro front. Tornerete a dire che la Luna è sì sferica, ma che comunque si trova senza dubbio a 3.000 miglia di altezza. E io anche qui vi demolisco. Sempre usando lo stesso esempio di prima, stavolta con la Luna sferica, nel momento in cui chi sta qui la vede piena, quindi perfettamente tonda, chi sta qui dovrebbe vederla piena soltanto a metà. Ma anche questo è impossibile, visto che, come vi dicevo, quando la Luna è piena lo è per tutti, in qualsiasi parte del mondo. E non potete nemmeno dire che la vedono entrambi piena, perché a questo punto è completamente illuminata, perché come vi ho detto, da Terra possiamo vedere solo e soltanto la stessa faccia della Luna. Come la mettete, ci avete torto, punto e basta. Ah, e poi, visto che non voglio tralasciare niente, alcuni si sono chiesti come mai ci sono i crateri su questa faccia della Luna, visto che è rivolta verso di noi. Secondo loro non dovrebbe essere possibile, visto che c'è la Terra di mezzo, e anche se un asteroide passasse qui finirebbe nella nostra orbita. Ma quello che loro non riescono a capire è che la Luna non è sempre stata posizionata in questo modo dall'alba dei tempi. Prima di stabilizzarsi in questa posizione in orbita intorno al nostro pianeta è stata in altre posizioni, quindi è normale che i crateri siano su tutte le facce. E i crateri che vedete sono vecchi di miliardi di anni e resteranno lì per sempre, visto che sulla Luna non ci sono pioggia o vento o altri agenti atmosferici. E in ogni caso, anche oggi, è possibilissimo che degli asteroidi colpiscano anche questa faccia della Luna. Studiate invece di dire cose a caso. Senza contare che le vostre prove si contraddicono l'un l'altra. Avete usato questa prova dei crateri, infondata come vi ho dimostrato, per insinuare che la Luna non può trovarsi in questa posizione, però non vi siete minimamente preoccupati di spiegare perché nel vostro modello invece i crateri sarebbero possibili. Come fa la Luna ad avere questi crateri se si trova all'interno della cupola, eh? Comunque, prima di concludere questo capitolo, voglio aggiungere una piccola curiosità. Voglio parlarvi di un esperimento molto complesso, che purtroppo non tutti possono realizzare, ma davvero interessante. L'esperimento si chiama Lunar Laser Ranging.
Questo esperimento consiste nel puntare un laser verso la Luna e misurare il tempo che impiega per tornare indietro. Così facendo si può capire quanto è distante la Luna dal nostro pianeta. Basta prendere la velocità della luce, cioè la velocità con cui viaggia il laser, moltiplicarla per il tempo impiegato dal riflesso del laser a tornare sulla Terra e dividerlo per due, visto che il viaggio che compie il laser è sia di andata che di ritorno. È come voler dimostrare la distanza tra due punti mandando avanti e indietro una macchina che viaggia costantemente a 50 km/h. Se per andare e tornare impiega ad esempio 2 ore, noi sapremo che la distanza tra i due punti è di 50 km, perché se la macchina percorre 50 km in un'ora ed ha viaggiato per 2 ore, vuol dire che ha percorso 100 km. Lo dividiamo per 2 perché il viaggio è stato sia di andata che di ritorno ed abbiamo il risultato di 50 km, che è la distanza tra il punto A ed il punto B. E con il laser è la stessa cosa, solo che il punto A è la Terra e il punto B è la Luna. E il laser, anziché viaggiare a 50 km/h come l'auto nell'esempio, viaggia alla velocità della luce. E se qualche terrapiattista si starà chiedendo come fa quel laser a tornare sulla Terra dopo aver colpito la Luna, gli rispondo che ciò è possibile grazie ai pannelli retro riflettenti che nelle varie missioni Apollo sono stati posizionati sulla superficie della Luna. E questo, oltre a poter permettere questo esperimento che dimostra la reale distanza tra la Luna e il nostro pianeta, dimostra anche che l'uomo è effettivamente arrivato sulla Luna, smontando quindi anche la teoria complottista secondo la quale l'atterraggio lunare non sarebbe mai avvenuto. Ma di questo ve ne parlerò più avanti nel capitolo sulla cupola. Adesso passiamo ad un altro argomento. Antartide. Secondo il modello della Terra piatta, intorno al nostro pianeta ci sarebbe tutta una cintura di ghiacci, una cosa proprio da film di fantascienza. E secondo loro, sentite la perla, sarebbe tutta controllata dai militari per non farci vedere cosa c'è oltre i confini del mondo. Io continuo a chiedermi perché ci dovrebbero nascondere una cosa del genere. Comunque, vi propongo un esperimento visivo. Guardate ad esempio quanto è lunga l'Italia. E poi immaginatevi quanto dovrebbe essere lunga questa cintura di ghiacci. Vi immaginate quanti militari ci vorrebbero per controllare una cosa così estesa? Vi sembra fattibile? Secondo me no. In realtà questa loro credenza è dovuta al fatto che tutte le nazioni del mondo hanno firmato il cosiddetto Trattato Antartico, che rende quella zona della Terra inaccessibile a tutti, quindi nessuno può fare niente lì, né tantomeno impadronirsi di quella zona. E secondo loro questo dimostrerebbe che i potenti della Terra ci stanno nascondendo qualcosa, ma in realtà loro i punti del Trattato Antartico non li hanno mai nemmeno letti, perché altrimenti avrebbero visto che è tutto nella norma. Ci sono scritte cose tipo: l'Antartide deve essere usato solo per scopi pacifici. Ah, poi c'è scritto proprio testuale che le basi militari sono proibite, nessuna esplosione nucleare e cose così, insomma. Quindi dobbiamo soltanto che essere felici che ci sia questo trattato, anche perché col surriscaldamento globale quella zona della Terra già sta abbastanza incasinata, ci manca solo che ci vanno a fare esperimenti atomici. Comunque mi fa ridere il fatto che ci sono migliaia di navi che da secoli fanno costantemente il giro del mondo, però secondo i terrapiattisti tutte ste navi sarebbero dovute andare a sbattere ogni volta contro sta cintura dei ghiacci. Com'è possibile secondo voi che nel corso della storia mai nessuno abbia visto questa fantomatica cintura di ghiacci? Senza contare che in Antartide nel corso dell'anno ci sono mesi in cui è sempre giorno e mesi in cui è sempre notte. Questo nel loro modello sarebbe impossibile. E per verificare ciò che ho appena detto, sapete che potete fare? Potete andare direttamente sul posto. Eh sì, perché non è assolutamente vero che non si può andare in Antartide come sostenete voi. Si può, e come. Ci sono più di 40 agenzie turistiche che permettono a chiunque di arrivarci e migliaia di persone che ogni anno usufruiscono dei loro servizi. Fate una colletta, andate su uno di questi siti e prenotate il viaggio. E mi raccomando, non dimenticate la macchina fotografica. Che fate? Vi trovate davanti a sta bella cintura di ghiaccio e ne fate manco una foto? Ah, oh, mi raccomando, portatevi pure il giubbetto antiproiettile. Cupola sulla Terra. Secondo questi migliaia e migliaia di terrapiattisti, sulla Terra ci sarebbe una cupola impossibile da superare, ed infatti è per questo che secondo loro non si può andare nello spazio. E come prova hanno dei video di alcuni razzi che ad un certo punto si fermano perché sbattono sulla cupola. Lo so, fa ridere, ma loro convinti, eh. Secondo loro queste prove sono attendibili e ci fanno anche i documentari, tralasciando volutamente, e ripeto volutamente, dettagli fondamentali. Allora, a parte il fatto che è assurdo che un oggetto che viaggia a questa velocità semplicemente si fermi dopo aver colpito qualcosa di solido, cioè si è proprio incastrato sulla cupola sto razzo, ammazza, oh. Bisogna stare attenti che sennò va a finire che la rompiamo pure. Io dico, ma non vi è venuto il dubbio che forse qualcosa non quadrava in questa spiegazione? Io posso capire che non riuscite a spiegarvi come sia possibile, ma questo non vuol dire che dovete spiegarlo con la prima cosa che vi viene in mente, o peggio ancora, sfruttarlo per portare avanti la vostra teoria sapendo di mentire. Guardate qua. Innanzitutto è stata tagliata la parte del video in cui si vede chiaramente che non c'è nessuna cupola sopra quel razzo, ma soprattutto è stata tagliata la parte del video in cui quel razzo viene recuperato. Guardate la punta.
Com'è possibile che dopo un impatto del genere su questa fantomatica cupola non sia minimamente danneggiata? E com'è che chi fa i documentari con queste prove tralascia questi dettagli, eh? Forse è in malafede, chissà, a voi il giudizio. La verità è che quel razzo aveva già raggiunto il suo punto massimo di altezza. Non si percepisce perché il video è mosso, ma in questo esatto momento il razzo già aveva finito la sua corsa verso l'alto, soltanto la sua rotazione è stata interrotta. E adesso vi spiego come ciò è stato possibile. È un po' complesso, ma cercherò di spiegarvelo in maniera semplice. Tutti gli oggetti che viaggiano a grande velocità, come razzi e proiettili, sfruttano il sistema di rotazione per mantenere una traiettoria più stabile. Le canne dei fucili, ad esempio, hanno dentro delle rigature elicoidali che fanno sì che il proiettile, una volta uscito dalla canna, ruoti su se stesso. Il risultato è un proiettile che viaggia in linea più retta ed è quindi più preciso, e nelle armi da fuoco la precisione è tutto. Per i razzi è la stessa cosa, il problema però è che ad un certo punto si può avere bisogno di fermare questa rotazione, per colma il razzo ha raggiunto il suo punto massimo di altezza, e a questo punto è meglio avere un bel video che una serie di frame indecifrabili come stava succedendo prima, no? Ecco, in questi casi viene in nostro aiuto il cosiddetto momento di inerzia. In poche parole, se la larghezza di un oggetto aumenta, la sua rotazione diminuisce. Potete fare anche voi la prova a casa, mettetevi su una sedia di quelle da ufficio con le rotelle, allargate le braccia tenendo due pesi in mano e fatevi spingere da qualcuno in modo da iniziare a girare. Quando la rotazione della sedia inizierà a diminuire, portate le braccia vicino al corpo e vedrete che la sedia tornerà per magia a girare più velocemente. In realtà non è magia, è soltanto fisica. E potete fare la prova anche al contrario: se aumentate la larghezza di un oggetto che gira, di colpo rallenterà. Quindi, come vedete, detto proprio in parole povere, un oggetto più è largo e più ha difficoltà a roteare. Questo ci porta al sistema che ha permesso a quel razzo di fermarsi di colpo. Il sistema si chiama yo-yo di spin e consiste nello sganciare due pesetti collegati a due corde in modo da aumentare la larghezza dell'oggetto, in questo caso un razzo, e far sì che la sua rotazione si fermi di colpo. In quest'altro video si vede meglio. Vedete? È semplicemente questo. Questo vuol dire sapere le cose. Questo vuol dire parlare di qualcosa in maniera razionale e scientifica. No che vedi un video su YouTube che non capisce e te ne va in giro a dire che un razzo è andato a sbattere sulla cupola. Cioè, io manco sotto LSD sarei capace di partorire un'idea del genere. E ve l'ho detto, ci fanno pure i documentari con ste prove, eh. Certa gente veramente non c'ha vergogna. Però visto che i terapeutisti, oltre ad essere ignoranti, poracci, sono pure un po' scemi, magari la cosa che ho appena spiegato non l'hanno capita. Quindi voglio portare anche prove un po' più semplici. Allora, poniamo caso che sia vero che ci sia una cupola che racchiude la Terra. Ecco, allora io vi chiedo, se il Sole e la Luna si trovano all'interno della cupola, perché non ci possiamo arrivare sulla Luna? Tanto coi razzi fino alla cupola ci arriviamo. Se la Luna sta dentro alla cupola, ci possiamo arrivare, no? Cioè, secondo la capoccia vostra, fatemi capire. Se io prendo lo stesso modello di razzo che è stato capace di arrivare fino alla cupola e lo sparo verso la Luna, ci va a sbattere contro. Voi questo credete? Poracci! Anzi, mo ho capito perché sulla Luna ci stanno i crateri. Perché voi ci sparate i razzi. Mannaggia, sempre a giocare state, oh. Ah, e poi un'altra cosa. Mi spiegate com'è possibile che ci sono le stelle cadenti? Mi spiegate com'è possibile che ci sono i crateri sulla Terra? Mi spiegate com'è possibile che tutt'oggi ogni tanto cade un asteroide sulla Terra? Che è? Ci stanno i buchi su sta cupola? Tocca a Naya d'una rattoppata perché a quanto pare cade a pezzi. Le foto della NASA. Lo so che alcuni di voi staranno pensando, ci sono migliaia di video e foto della NASA, della Terra riprese dallo spazio, e da lì già si vede che la Terra non è piatta, sì. Ma voi non avete capito niente, questi sono complottisti, con loro non si ragiona. Secondo loro la NASA è cattiva e questa è tutta computer grafica. Loro si presentano con queste foto come prova, però siamo noi quello che fanno tutto in computer grafica, capito? Le foto nostre sono false, e le foto loro invece sono vere. Certo, certo. Comunque voglio dire, a chi ancora non l'avesse capito, che di agenzia spaziale non c'è soltanto la NASA, perché qua tutti quanti che dicono che la NASA è cattiva, che racconta soltanto bugie e bla bla bla, ma di agenzie spaziali nel mondo ce ne sono più di 50, alcune anche private, e non sono tutte amiche tra loro. Anzi, in quel campo c'è molta concorrenza, visto che di soldi ne girano molti, quindi perché dovrebbero coprirsi l'uno l'altra? Inoltre, come tutti saprete, i russi sono sempre stati in competizione con gli americani, per non dire che si sono sempre odiati. In passato sono riusciti a far diventare un caso nazionale anche una partita a scacchi, e ovviamente si sono fatti la guerra anche per la rincorsa allo spazio. Quindi, se fosse vero che la NASA racconta bugie, sapete quanto ci avrebbero messo i russi o i cinesi a gridare allo scandalo? Fatevi raccontare dei vostri nonni quanto è stata importante la corsa allo spazio. Fatevi raccontare quanto sono stati orgogliosi gli americani di essere stati i primi a mettere i piedi sulla Luna e di quanto i russi ci sono rimasti male. Se l'allunaggio fosse stato falso, i russi ci avrebbero messo mezzo secondo a gridarlo al mondo intero, ve lo posso garantire. E vi dirò di più, gli americani sono stati i primi ad arrivare sulla Luna, ma sono stati i russi i primi a mandare un uomo nello spazio. Ecco, se era tutta quanto una messa in scena, perché i russi, anziché inventarsi di essere arrivati soltanto fino a fuori dell'atmosfera, non si sono inventati direttamente di essere arrivati fino alla Luna? Non sarà che è tutto vero, no?
Ah, e poi molti giocano sul fatto che la NASA ha ammesso che le foto ad alta risoluzione della Terra in realtà sono fotomontaggi. Ma scusate, è ovvio che siano fotomontaggi, ma che vi aspettavate? Ma secondo voi com'è possibile fare una foto ad alta risoluzione da questa distanza e pretendere di avere questi dettagli anche quando la ingrandisci? Volete una foto singola della Terra dallo spazio? Eccola. Ma quando ingrandisci è ovvio che vedi tutto sgranato, è sempre una foto. Invece per fornirci un'immagine singola del nostro pianeta che abbia una buona risoluzione anche nel momento in cui viene ingrandita, devono per forza fare delle foto singole pezzo pezzo della Terra e poi unirle per crearne una ad altissima risoluzione. È semplice ed è ovvio che venga usata questa tecnica, ma che vi aspettavate? In ogni caso, di foto singole della Terra vista dallo spazio troppe ne abbiamo, solo che non le puoi ingrandire più di tanto, tutto qui. Poi c'è la storia che la NASA ha ammesso anche che alcuni video sono fotomontaggi e tutti gli ignoranti subito hanno gridato allo scandalo. Ma è ovvio che anche i video siano fotomontaggi, ma non sono fotomontaggi nel senso che sono finti, sono fotomontaggi nel senso che sono montaggi di foto, sono timelapse, come vi spiegavo anche prima, ed è tutto online. Se voi andate per esempio sul sito della ISS trovate tutte le foto scattate durante le varie missioni, dalla prima all'ultima. Se voi ve le salvate e le unite una dopo l'altra in sequenza, vi verrà fuori un video, tutto qui. Questo intendeva la NASA con fotomontaggi, non quello che sostenete voi. Però comunque loro continuano a dire che questa è tutta computer grafica. Ad esempio, alcuni sostengono che anche le foto fatte su Marte siano false. Fanno i documentari con queste foto, sostenendo che siano in realtà foto scattate sulla Terra e che siano state successivamente photoshoppate col rosso in modo da sembrare foto scattate su Marte. E la gente ignorante, quando vedesse i documentari, subito: ah, vedi, ma allora è tutto vero, ci hanno mentito. Ma regà, ma al cervello quando lo accennete? Ma secondo voi, se uscisse fuori una foto così, non sarebbe uno scandalo mondiale? Ma che vi credete, che ci avete soltanto voi il cervello e che noi stiamo tutti a dormire? Ma sapete quanti giornalisti ci stanno che non vedrebbero l'ora di fare uno scoop del genere? La realtà è che qui chi manda in giro foto false sapendo di mentire siete proprio voi terrapiattisti. Siete voi che fate questi documentari falsi su YouTube per guadagnare due spicci sull'ignoranza della gente. Altro che NASA. E chi vuol capire, capisca. Miraggi. Ci sono dei video che dimostrano come da Ventimiglia si possa vedere la Corsica. Questo nel nostro modello di terra sferica dovrebbe essere impossibile. Come vi dicevo anche prima, per colpa della curvatura terrestre e vista la distanza tra loro, dovrebbe essere praticamente impossibile vedere la Corsica da Ventimiglia o la città di Chicago dal Michigan. E invece alcuni video dimostrano che si vedono. Ve lo spiego io com'è possibile. Si tratta di un miraggio, un effetto ottico chiamato Fata Morgana, che si verifica soltanto in determinate condizioni atmosferiche rarissime, cioè quando ci sono strati d'aria con temperature diverse tra loro. E visto che la luce si muove in maniera diversa a seconda della temperatura dell'aria attraverso la quale viaggia, passando da uno strato all'altro la luce si piega e va in direzioni diverse. È semplicissimo. Per chi non lo sapesse, non sempre la luce viaggia in linea retta, ma può anche piegarsi e quindi cambiare direzione. A seconda delle condizioni atmosferiche esistono tre diversi tipi di miraggi. Il primo si chiama miraggio inferiore. Quando l'aria sopra è fredda, mentre l'aria vicino al suolo è particolarmente calda, i raggi del sole possono piegarsi e tornare verso l'alto, ed è proprio per questo che nel deserto può capitare di avere dei miraggi. La temperatura della sabbia è elevatissima, come in spiaggia, che se la tocchi ti scotti, però l'aria sovrastante ha una temperatura più bassa, ovviamente, altrimenti al mare finiremo tutti ustionati. Quindi, come vi dicevo, in queste condizioni la luce arriva qui, incontra uno strato d'aria molto più calda, quindi si piega e torna verso l'alto, e te vedi l'azzurro del cielo per terra e ti sembra che ci sia un'oasi, poi va lì e ti rendi conto che invece era soltanto un miraggio. Però voi starete a pensare: chicco, quello dei miraggi è tutto un complotto, anzi i deserti manco esistono. Ok, vi è mai capitato in una giornata particolarmente calda di vedere per strada l'asfalto in lontananza che sembrava bagnato, per poi vederlo tornare normale una volta arrivati sul posto? Ecco, esattamente questo. La luce viaggia tranquilla in questa direzione. Poi, visto che la temperatura dell'asfalto è elevata mentre l'aria sovrastante è fredda, la luce si piega e viene verso di noi. E a noi sembrerà che la strada è blu, che c'è tipo l'acqua, ma in realtà quello è semplicemente il colore del cielo. È come se ci fosse uno specchio. Voi guardate in questa direzione, ma la luce che vedete in realtà arriva dal cielo, solo che è stata piegata, tutto qui. Il secondo tipo di miraggio è quello superiore e il principio è lo stesso. La luce si piega a seconda della temperatura dell'aria, solo che si verifica quando l'aria calda sta sopra e l'aria fredda sta sotto. È l'inverso di quello precedente, in pratica. E quando si verifica questo tipo di miraggio, si può vedere questo effetto a specchio superiore. Vedete? C'è l'oggetto sotto e sopra lo stesso oggetto specchiato. Si vede che questo è un miraggio, e se dite che questo non è un effetto ottico, fatevi vedere da uno bravo, ragazzi miei. Quindi appurato e dimostrato che la luce non sempre viaggia in linea retta, ma che anzi può anche piegarsi durante il tragitto a seconda della temperatura, arriviamo al miraggio più interessante, chiamato Fata Morgana.
Questo tipo di miraggio spiega perché, a volte, si può vedere da 20 miglia gran parte della Corsica o la città di Chicago dal Michigan. In questi casi gli strati di aria non sono soltanto due, ma sono molti. Questo fa sì che la luce cambi spesso direzione e crei un miraggio molto complesso, ma che in realtà resta un miraggio. Guardate ad esempio questa barca, sembra che stia volando. Se io dovessi credere ai miei occhi, direi che questa barca sta volando, no? Che poi, piccola curiosità, avete mai sentito parlare della nave pirata chiamata Olandese Volante? Se ne parla anche nel film Pirati dei Caraibi. Ecco, la leggenda di questa nave volante è nata proprio per colpa di questi miraggi. Ogni volta che si verificava questo miraggio da riva, tutti credevano che si trattasse di questa fantomatica nave pirata volante. Però quella era una leggenda, invece loro ci credono veramente a queste cose. E infatti portano questi video come prova. Ma anche qui si vede che è un miraggio, non vedete come l'immagine traballa? Non vedete come le proporzioni sono tutte sballate? Com'era? Io credo soltanto a ciò che vedo. Ecco, credete a questa allora. Vedete come le immagini sono completamente falsate? Le proporzioni sono tutte sballate. Senza contare che i calcoli sulla curvatura terrestre a cui loro si affidano non tengono conto dell'altezza in cui si trovava l'osservatore, né tantomeno tengono conto dell'altezza del punto osservato. In questi video non possiamo sapere quanto si trovava in alto l'osservatore e poi, come potete vedere, di queste città si vedono soltanto le parti che stanno più in alto. Non si vede mai la base. Se la Terra fosse piatta dovremmo vedere anche la base, no? La realtà è che, rifacendo i calcoli, è normale che i punti più alti, in alcuni casi, si vedano anche da grande distanza, mentre tutto il resto, quando avviene, è un miraggio dovuto a particolari condizioni atmosferiche. Anzi, ne parlano anche al telegiornale quando avviene, proprio perché è una cosa rara. E sapete perché lo chiamano Fata Morgana? Perché nei tempi antichi credevano che fosse causato da forze sovrannaturali. Insomma, già allora sapevano benissimo che si trattava di qualcosa di straordinario. Voi invece volete farlo passare per la normalità. Avete ripetuto fino alla nausea che questa sarebbe la prova madre che confuta la vostra teoria, ma lo sapete benissimo anche voi che se la Terra fosse davvero piatta, nelle giornate in cui la visibilità è ottima, dovremmo poter vedere cose ben più lontane della Corsica e soprattutto dovremmo poterle vedere per intero. Poi, se volete continuare a mentire sapendo di mentire, siete liberi di farlo. Se invece siete interessati a sapere come stanno veramente le cose e a non fare quindi la figura dei fessi, sappiate che questo miraggio avviene soprattutto al mattino presto in inverno, dopodiché nel corso della giornata sparisce. Anche se la visibilità è ottima, non vedrete questa parte della Corsica. Vi potrete mettere anche a piangere, ma non la vedrete. Quindi adesso finalmente sapete come stanno le cose. Se invece ancora non siete convinti, che vi devo dire? Andate a 20 miglia e verificate con i vostri occhi, oppure fate così: telefonate ad un cittadino a caso di 20 miglia e chiedetegli se riesce a vedere tutta la Corsica nel corso di tutta la giornata. Vi farà una bella pernacchia. Madonna. Satelliti. Come tutti saprete, ci sono tantissimi satelliti in orbita, ma secondo loro ciò non è possibile visto che c'è la cupola sulla Terra. Perché poi, sempre seguendo il loro credo del non vedo, non credo, loro dicono: io non ho mai visto alcun satellite, nemmeno col telescopio, quindi non esistono. Io dico: ma che vuoi vedere col telescopio così al volo? Che te credi che un satellite è grosso quanto una casa? Che stiamo su Star Trek qua che ci stanno le navi madre? È come cercare un granello di sabbia su una spiaggia, parliamo di cose microscopiche rispetto alla grandezza del nostro pianeta. È come se io mi metto in orbita dove stanno i satelliti e con un telescopio pretendo di trovare al volo qualcosa che ha le dimensioni di un camion che sta sulla Terra. È la stessa cosa. Voi dallo spazio col telescopio sareste capaci di trovare un camion sulla Terra? È impossibile. Anzi, in realtà sarebbe anche più difficile visto che la circonferenza dell'orbita è anche maggiore di quella della Terra. Comunque ce ne possono stare anche 100.000 di satelliti in orbita, ma se non sai dove cercarli non li troverai mai. È praticamente impossibile. Ma vi rendete conto di quanto sono lontani e di quanto sono piccoli? Se invece hai un buon telescopio e sai dove cercarli, li trovi e come. E anzi, la Stazione Spaziale Internazionale ISS è anche relativamente facile da osservare. Comunque, tornando alle prove verificabili da tutti, oggi come oggi tutti abbiamo un navigatore satellitare in macchina, no? Il quale, grazie ai satelliti, è in grado di dirci dove ci troviamo e poi di conseguenza di darci le indicazioni stradali. In merito a questo, loro dicono che il segnale che permette ai ricevitori GPS di funzionare è in realtà un segnale usato anche dai militari e che assolutamente non viene dai satelliti, bensì da terra. E ovviamente anche il segnale della TV satellitare di Sky o Mediaset Premium verrebbe da terra e non dai satelliti. Adesso vi dimostro che avete torto. Allora, sapete come si montano le parabole per la TV satellitare? Monti la parabola, la punti verso il satellite ed hai il segnale. Se la punti in qualsiasi altra direzione, il segnale non arriva. Già questo basterebbe per dimostrare che il segnale arriva da un punto che sta alto in cielo e non da terra. Ma se non vi basta, vi propongo un esperimento pratico. Allora, prendete un grosso pezzo di metallo e posizionatelo sopra la vostra parabola in direzione del satellite.
satellite, noterete che il segnale si interromperà, proprio perché non potrete più ricevere il segnale inviato dal satellite. Se invece lo spostate di lato, anche di poco, solo per lasciare libero lo spazio in direzione del satellite, il segnale tornerà. Questo dimostra oltre ogni ragionevole dubbio che il segnale arriva dall'alto e non da terra. Inoltre, se provate l'esperimento con un'antenna che riceve segnali da un trasmettitore a terra, come quelle per la TV normale, vedrete che non succederà niente, il segnale continuerà ad essere captato, proprio perché in quel caso il segnale non arriva dall'alto, ma da terra. Effetto fisheye. Come tutti saprete, ogni tanto qualcuno manda un pallone aerostatico in alta quota con una telecamera attaccata e dalle immagini che ne escono fuori si può osservare la curvatura terrestre. Però ovviamente i terrapiattisti negano l'evidenza, affermando che la curvatura che si vede è dovuta all'utilizzo di lenti fisheye. E per chi non lo sapesse, l'effetto fisheye è dovuto ad alcuni obiettivi grandangolari che per colpa della distorsione ottica rendono curve le immagini. Ad esempio guardate questa foto, vedete i lati come tutto è curvo? Quindi loro dicono che l'orizzonte sembra curvo solo ed esclusivamente per colpa dell'effetto fisheye. E la gente tutta quanta, sì è vero, è solo effetto fisheye, in realtà l'orizzonte è piatto. Adesso vi faccio vedere una cosa in merito a questo. Allora, prendiamo questa foto fatta con una lente fisheye. L'effetto fisheye rende le immagini come le vedresti attraverso una bolla di sapone. Vedete, le linee risultano distorte. Nella parte superiore, le linee che in realtà sono orizzontali tendono verso l'alto. Nella parte inferiore, invece, le linee tendono verso il basso. Più si va verso l'esterno e più l'effetto è accentuato. Al centro esatto, invece, le linee orizzontali restano orizzontali. Guardate anche questo video. Una linea orizzontale, se si trova al centro dell'inquadratura, risulterà comunque orizzontale. Invece, allontanandosi dal centro, diventerà sempre più distorta. Se sta sopra, tende verso l'alto. Se sta sotto, tende verso il basso. Fin qui ci siamo. Ma qui viene il bello. Guardate questa foto. Secondo loro, questa curvatura dell'orizzonte è dovuta all'effetto fisheye. Poracci, ma se sta sotto, com'è possibile che la linea tende verso l'alto? Se sta sotto la metà, dovrebbe tendere verso il basso, no? L'orizzonte dovrebbe sembrare concavo. Dovremmo vedere una cosa del genere se fosse vero ciò che dite, no? Invece, anche se l'orizzonte sta nella parte inferiore, la curvatura tende comunque verso l'alto. Come lo spiegate questo, eh? Non mi sapete rispondere? Ma com'è che oggi siete così silenziosi, eh? Poracci! E queste che sto usando sono le stesse immagini che usate voi, eh? Quindi questo dimostra che non è vero che l'orizzonte sembra curvo per colpa delle lenti fisheye. Perché se fossero state usate lenti fisheye, l'orizzonte lo avremmo visto concavo, cioè distorto. Ma questo non avviene in queste immagini, di conseguenza le lenti non erano fisheye. Poi che alcune persone per fare foto dall'alto usano lenti fisheye come quelle delle GoPro è un altro conto, ma non è che perché alcuni usano lenti fisheye vuol dire che tutti le usano, eh? Curvatura terrestre. Sapete cosa fa un terrapiattista quando va al mare? Invece di godersi la vacanza, si mette a riva, osserva l'orizzonte e si aspetta di vedere la curvatura. Con la moglie dietro che se lo guarda e pensa, ma che sta a fa' sto scemo? Un'altra volta cerca la curvatura della terra. Dio mio, ma chi mi ha fatto fare sposa a me sto deficiente? C'aveva ragione mio padre. In spiaggia fanno finta che ne conoscono. Dice, ma che è tuo marito quello? No, ma chi lo conosce? Pure i figli piccoli piano in giro perché ci arrivano pure loro a capire che una cosa del genere è praticamente impossibile. Io vi ripeto, non mi sto inventando niente, eh. Nei loro gruppi è pieno di gente che passa l'estate a pubblicare foto con sopra scritto io non capisco come fa la gente a non vedere, dove sta la curvatura? L'orizzonte è piatto, quindi anche la terra deve essere piatta. Loro si aspettano, vedete, una cosa così. Ma ve lo immaginate quanto sarebbe assurdo vedere una cosa del genere? Cioè, questi qua si pensano che noi stiamo dentro Ollie e Benji, capito? Si pensano che stiamo sul pianeta di Dragon Ball. Noi siamo minuscoli su questo pianeta, è impossibile vedere la curvatura della terra da terra. Come fate a non capirlo? Il raggio visivo di una persona in pianura da terra è di circa 5 km. Dopodiché, vista la curvatura, non vediamo più niente che si trova a livello del mare. Se il pianeta fosse piatto, con condizioni atmosferiche ottimali, potremmo vedere anche verso l'infinito, ma essendo il nostro pianeta sferico, da terra, in pianura, possiamo vedere al massimo una porzione di crosta terrestre che ha un raggio di 5 km. Ecco dall'alto quanto è il vostro raggio visivo. Guardate quanto è piccolo. È ovvio che non vedete nessuna curvatura, il nostro pianeta è enorme. Noi in proporzione siamo grandi quanto dei microbi su un pallone da calcio. Addirittura alcuni si stupiscono del fatto che l'acqua non sia curva anche dentro ai bicchieri, quindi vabbè, ma vi ripeto, loro convinti, eh. E non stiamo a parlare di due o tre persone, ma di migliaia di persone tra noi. Scusate se l'ho ripetuto 100 volte, ma c'è anche a farvi capire che non me la sto a prendere con dupori cristi, me la sto a prendere con un'intera categoria di persone agguerrite. E se andate a chiedere tra i vostri amici, vedrete che anche tra loro sicuramente qualcuno avrà dei dubbi al riguardo. Io non me l'aspettavo, ma è così. Anche tra i miei iscritti, zitti. Più di qualcuno mi ha confessato di non essere poi tanto convinto riguardo la forma del nostro pianeta, ecco. Spero che dopo questo video si saranno convinti che forse non è il caso di fidarsi dei quattro sconosciuti su Facebook rispetto a secoli di studi scientifici.
scientifici. Io personalmente, quando non so una cosa, preferisco affidarmi a uno scienziato piuttosto che a uno sconosciuto su Facebook. E va benissimo cercare informazioni su internet, l'ho fatto anche io per questo video, però dovete verificarle, e quello è il punto, e questa è la differenza tra noi e voi. Ah, piccola parentesi prima della prova finale. Io ho già fatto in passato un video sulla Terra piatta, e a quei tempi ancora non mi rendevo conto di quanto grande fosse il problema, quindi mi sono limitato a farmi due risate sulla loro teoria piuttosto che a portare prove come ho fatto oggi. E a parte tutti i dislike che ho ricevuto sotto a quel video, tanti di loro sono venuti a insultarmi perché parlo in dialetto, cosa che ho fatto anche in questo video. Mi hanno detto le peggio cose, mi hanno detto che sono cafone, che sono ignorante, che non so parlare italiano, che sono romano de merda. Lì per lì mi sono arrabbiato. Però poi pensandoci bene, sta cosa mi ha dato ancora più gusto, perché seppure un cafone ignorante romanaccio come me è riuscito a sputtanarvi, vuol dire che la teoria vostra faceva proprio pena. Poracci. Giroscopio. Per chi non lo sapesse, il giroscopio è un dispositivo rotante che, se montato su una sospensione cardanica, mantiene il suo asse di rotazione sempre nella stessa direzione. Quindi, detto in parole povere, lo puoi muovere come vuoi, ma il suo asse resterà sempre fermo verso la stessa direzione, a meno che tu non lo muova di tua spontanea volontà, ovviamente. Oggi viene usato in molti ambiti, però negli anni in cui è stato inventato, è stato usato per dimostrare la rotazione del nostro pianeta, visto che il giroscopio girava con la Terra, ma il suo asse puntava sempre verso la stessa direzione. Però loro dicono che non è vero. Hanno fatto questo esperimento in cui nell'arco delle 24 ore il giroscopio, anziché restare fisso verso un punto, gira insieme alla Terra, e secondo loro questa è una prova attendibile. Allora, prima di tutto mi dovete dire chi è che ha fatto questo esperimento, chi è questo qua? Voglio nome e cognome, voglio sapere se stiamo a parlare di uno scienziato o del pizzicarolo dietro casa mia. Poi voglio le prove certe che questo giroscopio sia in regola e che tutto sia stato fatto a dovere, no che fai in video così in 448 e pretendi di mettere in dubbio i secoli di studi, o forse chiedo troppo. Questi qua non sono esperimenti che fai così dal nulla, devi essere una persona che sa quello che fa, devi curare tutto nei minimi dettagli e devi essere sicuro che il giroscopio funzioni alla perfezione, ma tanto a loro chi gli frega di queste cose? Gli scienziati dicono bugie. Foucault, l'inventore del giroscopio, è un bugiardo, però di questo qua che non si sa manco chi è, fidamosi, capito? Che ce frega a noi di Foucault? Noi avevamo Pinco Pallino su YouTube che ci spiega tutto, che ce famo con Foucault? Il bello è che in un mondo normale sto video si sarebbe intitolato, che ne so, famo finta che questo qua si chiama Mario. Ecco, il titolo sarebbe stato Mario c'ha la quinta elementare e poraccio non è stato capace di far funzionare il giroscopio. E invece per loro è Mario ci ha capito tutto e gli scienziati non capiscono niente. Cioè, ma che ragionamento è? Queste qua sono prove secondo voi? Ammazza che scienziati che c'avevi, ma oh. E se andate sotto i loro video li troverete lì spavaldi a scrivere cose tipo: non mi sapete spiegare perché il giroscopio non ha funzionato, Te lo spiego io perché non ha funzionato, perché Mario non ci capisce niente, ecco perché. Mannaggia, sono incredibili. E ci fanno pure i documentari con queste prove, Quello era un semplice esperimento. Esperimento tra l'altro che a loro che erano scienziati ha funzionato, a voi che siete quattro poracci su YouTube invece no, chissà perché. In ogni caso, per concludere, l'esperimento più attendibile che ha dimostrato la rotazione della Terra non è stato il giroscopio, ma è stato il pendolo. E visto che voi terrapiattisti siete così assetati di verità, costruite questo pendolo seguendo le esatte istruzioni del progetto originale, fate le prove, poi tornate qua e chiedete scusa. L'unica grande verità sulla Terra piatta. Per concludere, adesso ve la dico io la verità sulla Terra piatta. La verità è che anni fa qualcuno si è fatto venire st'idea in mente della Terra piatta, ha creato la teoria facendola abbastanza credibile per poter convincere gente poco istruita e l'ha messa in giro ben sapendo che qualche idiota ci avrebbe creduto. Un po' come per i cerchi nel grano, che all'inizio la gente ci ha creduto, hanno scritto centinaia di libri, organizzato convegni, di tutto e di più. E poi alla fine i veri autori hanno confessato di essere stati loro a farli, dal primo all'ultimo. Usavano anche cose strane come microonde, proprio per creare ancora più mistero, insomma, facevano proprio per ingannare le persone e vedere come reagivano. E io, se ripenso al tizio che ha messo in giro sta teoria della Terra piatta, penso che se starà a fa un sacco di risate. Avete tutti sti ignoranti che si fanno in quattro per portare avanti sta teoria solo per potersi sentire più intelligenti dell'altri, ma che in realtà stanno solo a fa una gran figuraccia. La curiosità è una cosa buona, senza le persone curiose che si sono fatte domande e date risposte non saremmo dove siamo oggi. Ma un conto è essere curiosi e cercare risposte vere, un conto è voler andare a tutti i costi contro tutti solo per sembrare più intelligenti degli altri, perché quella non si chiama curiosità, ma egocentrismo. Certa gente non capirà mai cosa vuol dire informarsi veramente, non capirà mai che gli scienziati sono i primi ad essere assediati di verità. Non è che gli scienziati vogliono nascondere la verità, è il contrario. Loro ci perdono anni per dimostrare le teorie in cui credono, ci perdono la salute sui libri, ci passano
le nottate nei laboratori. Sono i primi ad essere affascinati dalle meraviglie dell'universo. Sono i primi che vivono soltanto per il brivido di una nuova scoperta. Sono i primi a non fidarsi mai di nessuno, ed è per questo che vogliono le prove di ciò che viene detto. E le prove non sono certo due video su YouTube, ma anni di studi. Gli scienziati non sono mostri cattivi che ci vogliono ingannare. Sui libri di scienza a cui voi non volete credere, non è che ci stanno scritte le barzellette, ci stanno scritti i motivi per cui sono arrivati a certe conclusioni. È tutto dimostrato per filo e per segno lì, 2 più 2 non fa 5. Loro non vanno avanti coi forse o coi sembra come voi, loro portano prove. E anzi, se qualche persona di scienza sta vedendo questo video, sarò ben lieto di leggere altre prove sull'argomento o in caso contrario di essere contraddetto, ci mancherebbe. Se in questo video ho detto qualcosa di sbagliato, fatemelo notare e sarò felice di imparare qualcosa di nuovo. E per concludere, voglio dire una cosa a tutti quei giovani che sentono di essere affascinati da questi argomenti e che al tempo stesso sentono una forte curiosità verso tutto ciò che li circonda. Studiate, riempite le università, rendete questo mondo un posto migliore e soprattutto state alla larga da certi personaggi. Guardate quanto è bello l'universo, guardate quante meraviglie contiene, quanti misteri, quante cose ancora da scoprire. Che spettacolo. Comunque vabbè, dai, pure per oggi è tutto, ci vediamo al prossimo video.